A cosa serve questo tasto di lato su alcuni obiettivi della Sony? Andiamo a scoprirlo nel video di oggi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Walter Quiet, qui sui canali di Holo Store, e oggi voglio andare a rispondere a una domanda che ci è stata fatta dalla nostra community di follower e anche di clienti. Infatti in questo caso è stato proprio un cliente che è venuto alla sede fisica di Holo Store e ci ha chiesto: a cosa serve questo tasto? Cosa ci posso fare? E allora mi ha dato l'idea per fare questo video tutorial e andare a aiutare tutti quanti. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo dritti al punto e andiamo a vedere a cosa serve questo tasto. Allora, questo tasto è un tasto personalizzabile, quindi potete andare a mettergli la funzione che preferite in base al modo in cui lavorate, in base a ciò che vi serve a voi. Però di default questo qui è il tasto di blocco di messa a fuoco. Quindi se noi schiacciamo a metà e mettiamo a fuoco un soggetto o comunque un elemento e poi andiamo a ricomporre l'immagine, tenendo schiacciato questo pulsante manterremo la messa a fuoco su quell'oggetto lì. Quindi utile per chi fa foto, ma anche e soprattutto per chi fa i video, che vuole mantenere il focus magari su un elemento andando a realizzare una ripresa in movimento, oppure appunto per i fotografi se vogliono andare a ricomporre l'immagine dopo hanno schiacciato a fuoco. Soprattutto se lavorate con focali spinte oppure con aperture di diaframma parecchio aperto, allora vi tornerà utile per evitare di mettere a fuoco per sbaglio qualcosa che non volevate mettere a fuoco. Ma andiamo a vedere come fare a personalizzare questo tasto. Allora, nel menu Sony, in particolar modo questa qui è la Sony Alpha 7 III, dove c'è il vecchio menu, andiamo nella sezione 2, dove c'è la macchina fotografica 2, e andiamo alla pagina 8 di 9 e andiamo a tasto pers. Clicchiamo qui e troviamo tutti i tasti personalizzabili. Come sapete Sony ci dà un sacco di tasti personalizzabili, come ad esempio i C1, C2, C3. Ecco, in questo caso ora dobbiamo andare a trovare invece il tasto sull'obiettivo. Quindi sfogliamo le pagine, andiamo alla terza pagina ed è l'ultima voce, quindi tasto blu mess fuoco. Andiamo a cliccare sopra. Ecco, da qui adesso possiamo andare a decidere cosa vogliamo impostargli. Quindi di default è il tasto di blocco di messa a fuoco, ma noi possiamo andare a scegliere tra un botto di roba. Ci sono 23 pagine, possiamo andare a mettergli formato dei file, quindi se ad esempio vogliamo andare a cambiare formato dei file vado a schiacciare e potrò passare rapidamente da RAW a JPEG oppure JPEG più RAW, oppure ad esempio se voglio andare a ingrandire l'immagine che sto mettendo a fuoco, in particolar modo con la messa a fuoco manuale, posso andare a zoomare sull'immagine per andare a mettere a fuoco nel modo più preciso possibile. Se ad esempio fate foto di still life di prodotti, come ad esempio dei gioielli, delle borse, oppure se fate sia foto che video e volete cambiare rapidamente un'impostazione, come ad esempio il profilo foto, ecco, in base a come lavorate voi potete andare a impostare questo tasto come una funzione che voi volete cambiare in volo. Se magari siete in giro a scattare, se fate qualunque genere fotografico, qualunque genere di video e vi serve bam un qualcosa in volo, lo impostate in questo tasto e così ce l'avrete assegnato per andare a fare quella funzione. Quindi ricapitolando, questo qui è un tasto personalizzabile, presente non su tutti gli obiettivi Sony bensì sulla serie G e la serie G Master. Infatti questo qui che vi sto facendo il tutorial è in 90 mm macro f2.8G, quindi ovviamente se avete un obiettivo del genere e vedete questo pulsante sappiate che potrete personalizzarlo come preferite, ma di default tenendolo schiacciato manterrete la messa a fuoco spam bloccata. Bene ragazzi, direi che ho detto tutto. Se avete domande scrivete un commento qua sotto e se avete impostato questo tasto personalizzato fateci sapere cosa gli avete assegnato voi di funzione a questo tasto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video di fotografia ma anche informatica e non solo, guide, tutorial, shooting sul campo, un botto di roba. Io sono Walter Quiet, mi raccomando, pigiate mi piace e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.